Era comunista D'Annunzio quando ammutinava ufficiali e generali contro il governo legittimo. Erano comunisti gli incendiari dell'Avanti di Milano e di Roma? Era comunista Cadorna quando nel 17 preparava la dittatura militare? Sono comunisti gli industriali e gli speculatori che hanno rastrellato la ricchezza nazionale e l'hanno portata all'estero, mentre il governo non è stato mai capace di impedire l'esodo dei capitali. Questa è la reazione italiana, che ogni governo ha sollecitato, ha aiutato più o meno apertamente. La delinquenza reazionaria non è stata mai colpita dai tribunali. È un delitto incendiare un giornale socialista? No. I colpevoli, conosciuti, confessi, non sono stati neanche arrestati, anzi hanno potuto organizzare altre imprese. È un delitto uccidere un rappresentante della classe operaia? No. Gli assassini, i complici degli assassini, i mandanti, non sono stati neppure molestati. E se qualcuno di loro andava a finire davanti ai giudici, c'erano subito pronte per lui l'insufficienza di prove o il rinvio del processo, la Cassazione che insabbia le inchieste o le manda nelle sedi più addomesticate. Così il popolo italiano è vissuto per anni in pieno terrorismo, perché il terrorismo gode dell'impunità che lo Stato gli regala. Ma la destra deve ringraziare anche quei gruppi che avrebbero dovuto guidare le masse in modo rivoluzionario e non l'hanno fatto. Anzi, hanno fatto proprio il contrario. Hai capito con quali fili sottilissimi hanno legato Gulliver? I fascisti sono arrivati per ultimi.